di Milano per una cerimonia importante, una grande festa. Stamane è stata innalzata sulla cupola una statua di San Raffaele alta 8 metri. Così ha voluto il fondatore Don Luigi Verzé, che oggi ha spento 88 candeline, ha compiuto 88 anni, più che ben portati. Folla di invitati e giornalisti, servizio di Giuliana Fiorentino. Imponente nei suoi 8 metri di altezza, la statua dell'arcangelo San Raffaele inizia il suo viaggio verso la grande cupola di quella che viene chiamata Basilica e costituisce il cuore dell'Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. È il momento culminante di una cerimonia che per il fondatore del San Raffaele, Don Luigi Verzé, è molto più di un'inaugurazione. Io dico la verità, che se penso a 50 anni fa, quando venni qui per la prima volta calpestando soltanto erba di marcita, non so se è vero. Ma so che è vero perché ho un socio di maggioranza che si chiama Cristo Gesù Signore, col quale ho fatto la mia alleanza, che lui ha rispettato e io cerco di rispettare insieme a tutti quanti i collaboratori raffaeliani, ovviamente. Tutto intorno ai cantieri sono in attività. Il San Raffaele è in continua espansione. Entro l'anno sarà a regime il più grande centro di ricerca italiano. Ma il San Raffaele ha festeggiato anche il suo fondatore e nel giorno dell'88esimo compleanno ha stretto Don Verzé in un grande, affettuoso abbraccio. Da oggi quell'angelo dall'alto della cupola veglierà sull'istituto e sulle sue prossime sfide. Don Verzé dice è un sogno che si realizza. Io dovevo fare una struttura, ovviamente scientifica, che tendesse a guarire tutti. Io non posso dirle la gioia di quando un ammalato, un bambino mi dice: Don Luigi, sono guarito.